Donna. Dove sarà ficcato Charusek? Erano passate quasi 24 ore e ancora non si faceva vedere. Aveva dimenticato il segnale che avevamo convenuto. O ancora non l'aveva visto. Andai alla finestra e orientai lo specchio in modo che il raggio di sole che vi brillava sopra andasse a colpire esattamente la feritoia a sbarre della cantina dove abitava. L'intervento di Hillel ieri mi aveva alquanto tranquillizzato. Senza dubbio, se un pericolo fosse sovrastato, egli non avrebbe mancato di mettermene in guardia. Wassertrum, del resto, non poteva certo aver dato avvio a niente di importante. Subito dopo avermi lasciato, era tornato giù nella sua bottega. Controllai rapidamente. Era infatti là sotto appoggiato immobile dietro le sue lastre da focolare, giusto come l'avevo già visto al mattino presto. Quell'eterno stare in attesa, quant'era intollerabile! L'aria dolce della primavera, che attraverso la finestra aperta entrava dall'attigua stanza, mi metteva addosso una febbre di desiderio. Quelle gocce dai tetti della neve che si scioglieva e il brillio dei sottili fili d'acqua nella luce del sole. Fili invisibili, sentivo, ma attiravano all'esterno. Pieno di impazienza andavo misurando la stanza da un capo all'altro. Mi gettavo su una sedia, tornavo ad alzarmi. Quel torbido germinare che avvertivo nel petto di una vaga, quanto struggente prurigine amorosa ancora non m'abbandonava. Per tutta la notte m'aveva tormentato. Una volta fu Angiolina a stringermisi morbidamente contro. Poi tenni con Miriam una conversazione in apparenza del tutto innocente e non s'era ancor dissolto quell'immagine che ritornò Angiolina e mi baciò. Sentii il profumo dei suoi capelli e la sua morbida pelliccia di zibellino. Mi solleticava il collo e già le scivolava dalle spalle nude. E lei diventò rosina, che danzava con occhi ebri e socchiusi in frac, ignuda. Tutto avvenne nel dormiveglia, eppure esattamente come nella veglia. Una veglia dolce, struggente, indistinta. Verso l'alba il mio secondo io fu accanto al mio letto. Lo spettrale Habal Garmin, l'alito delle ossa, del quale aveva parlato Hillel, ed io lo guardai negli occhi. Era in mio potere e dovette rispondere a ogni domanda che gli ponessi su cose terrene e ultraterrene. Non attendendo egli altro che questo. Ma la sete di mistero nulla poteva contro la fosa pesantezza del mio sangue e si estinse nell'arido terreno del mio intelletto. Licenziai il fantasma perché divenisse l'immagine di Angelina ed egli si contrasse nella lettera Aleph. Tornò a gonfiarsi e si aderse infine nella posa della donna gigante, ignuda completamente, come una volta l'avevo vista nel libro Ibbur, con il polso che le batteva di palpiti tellurici. E si chinò su di me. E io aspirai lo stordente profumo della sua fervida carne. Charusek non veniva ancora. Dalle chiese cominciavano a udirsi le campane. Avrei atteso ancora un quarto d'ora, poi sarei uscito. Scendere adagio per le strade animate, piene di gente della domenica, mescolarmi al lieto via vai dei quartieri dei ricchi, guardare le belle donne dai visi provocanti, le mani fini, le caviglie gentili. Poteva darsi che vi incontrassi Charusek, mi dissi, per scusarmi davanti a me stesso. Andai a prendere il vecchio mazzo di tarocchi in fondo alla fila dei miei libri, tanto per ammazzare più in fretta il tempo. Forse avrei potuto trarre da quelle figure ispirazione per qualche cameo. Cercai il bagatto. Non c'era. Dove poteva essere andato a finire? Riguardai ancora una volta le carte, a una, e mi perdetti in riflessioni sul loro senso occulto. In particolare, l'appeso. Che mai poteva significare? Un uomo è sospeso a una corda tra cielo e terra, la testa in giù, le braccia legate dietro la schiena. La gamba destra è incrociata sulla coscia sinistra, si da configurare una croce su un triangolo capovolto. Incomprensibile simbolo. Oh, ecco finalmente! Charusek arrivava. O forse no. Piacevole sorpresa, era Miriam.
Sa, Miriam, che proprio adesso volevo scendere da lei a invitarla a una passeggiata in carrozza? Non era proprio la verità, ma non me ne preoccupai molto. Vero che non rifiuterà? Oggi ho addosso un'allegria, un senso di felicità traboccante e sarà lei, proprio lei, Miriam, a coronare la mia gioia. Passeggiata in carrozza? Ripeté ella talmente sbalordita che scoppiai a ridere divertito. Le sembrò una proposta tanto bizzarra. No, no, ma... cercò le parole. È incredibile, straordinario andare in carrozza. Proprio niente di straordinario se pensa che migliaia di persone lo fanno, anzi non fanno altro in vita loro. Sì, altre persone, ammise, tuttora sotto l'effetto della sorpresa. Le presi le mani. Le gioie a cui altre persone hanno accesso. Vorrei tanto che a lei, Miriam, fosse dato di goderle in misura infinitamente maggiore. Si fece a un tratto pallidissima, e dalla vuota fissità del suo sguardo mi avvidi a che cosa pensava. Ne ebbi una stretta al cuore. Oh, non è bene pensarci continuamente, le dissi. Hai miracoli. Me lo promette per amicizia. Ella avvertì l'ansia nelle mie parole e mi guardò stupita. Se non la sommovesse a tal punto, io potrei essere così contento con lei. Sa che per lei sono molto preoccupato, Miriam. Come debbo dire, per la sua salute psichica. Non lo prenda alla lettera, ma vorrei tanto che il miracolo non ci fosse mai stato. Mi aspettavo che mi contraddicesse, invece abbassò la testa, immersa nelle sue riflessioni. Tutto questo la sta consumando. Non è come dico, Miriam. Si riscosse bruscamente. Ci sono volte che vorrei quasi anch'io che non fosse mai accaduto. Quelle parole brillarono in me come un raggio di speranza. Se solo penso... Parlava ora lentamente e come trasognata, che potrebbe venire un'epoca in cui dovessi vivere senza più quei miracoli. Potrebbe diventare ricca improvvisamente e non averne più bisogno. La interruppi sconsideratamente, ma subito mi fermai, notando lo spavento dipingersi sul suo viso. Voglio dire che potrebbe improvvisamente e con mezzi naturali essere liberata dalle sue preoccupazioni e i miracoli di cui farebbe esperienza non sarebbero allora che di specie spirituale. Esperienze interiori. Scosse la testa e disse con voce dura: le esperienze interiori non sono miracoli. Trovo abbastanza stupefacente che a quanto sembra ci siano uomini che non ne hanno mai nessuno. Io ne vivo dall'infanzia, un giorno dopo l'altro, una notte dopo l'altra. Si interruppe di colpo e indovinai che c'era in lei qualcosa d'altro di cui non m'aveva mai parlato. La trama forse di eventi segreti, simili ai miei, ma questo non c'entra. Persino se qualcuno venisse e sotto i miei occhi restituisse la salute ai malati con la semplice imposizione delle mani, questo non lo potrei chiamare miracolo. Ciò a cui anelo, da che sono in grado di pensare, accade solo quando è la materia inerte, la terra a essere animata dallo spirito e le leggi della natura sono violate. Mi ha detto una volta mio padre che ci sono due aspetti della Cabala, uno magico e uno astratto che non è mai possibile far coincidere. Quello magico, certo, potrebbe risolvere in se stesso quello astratto, ma mai, in nessun caso, potrebbe avvenire l'inverso. L'aspetto magico è un dono, l'altro invece può essere acquisito, per quanto solo con l'ausilio di una guida. Ritornò all'argomento iniziale. Il dono è ciò a cui anelo. Quello che posso ottenere lottando è per me indifferente e privo di valore, come polvere. Se solo penso che potrebbe venire un'epoca in cui dovessi vivere senza questi miracoli... Vidi come le dita le si contraevano e sentì l'artiglio dentro di me del pentimento e della desolazione. Già mi sento morire all'idea di questa semplice eventualità. È questa la ragione per cui desidererebbe anche lei che il miracolo non fosse mai accaduto? Indagai. Solo in parte.
C'è ancora un'altra cosa. Io... Rifletté un istante. Non avevo ancora la maturità per vivere un miracolo in questa forma. Proprio così. Come posso spiegarglielo? Supponga, per esempio, che da un anno io abbia ogni notte sempre lo stesso sogno. Un sogno con sviluppi sempre diversi e nel quale qualcuno, diciamo un essere del mondo di là, mi mostra, in base alla mia immaginazione riflessa su uno specchio e alle sue successive variazioni, quanto lontana io sia dalla magica maturità di poter vivere un miracolo. Ma anche in semplici questioni concettuali, di quelle che mi si presentano tutti i giorni, mi dia chiarimenti la cui bontà mi sia possibile verificare in ogni momento. Un essere così, come comprenderà, sa darti l'equivalente di ogni felicità immaginabile sulla Terra. Per me è il ponte che mi congiunge con l'aldilà, è la scala di Giacobbe, su cui dalle tenebre del quotidiano io posso salire alla luce, è il mio amico e la mia guida, e tutta la mia fiducia che non mi smarrirò nelle tenebre della follia lungo la buia strada che la mia anima percorre. Io la ripongo in lui, che ancora mai non mi ha ingannato. Ed ecco a un tratto in contraddizione con tutto ciò che egli mi ha dato, un miracolo fa il suo ingresso nella mia vita. A chi a questo punto debbo credere? Era dunque un'illusione quel che per tanti anni mi aveva completamente pervaso di sé. Dovessi davvero dubitare, preferirei sprofondare. Eppure il miracolo è accaduto. Griderei dalla gioia se... Se? La interruppi ansiosamente. Forse avrebbe detto lei stessa la parola liberatrice e io avrei potuto confessarle tutto. Se apprendessi che mi sono sbagliata, che non era un miracolo, ma so anche con la stessa certezza con cui mi sono seduta qui, che ne morirei. Il cuore mi s'arrestò. Essere di nuovo dilaniati, dover cadere di nuovo dal cielo sulla terra, crede che un uomo possa sopportarlo? Chieda l'aiuto di suo padre, buttai là dominato dall'angoscia. Mio padre? Il suo aiuto? Mi guardò con lo sguardo di chi non comprende. Dove per me non ci sono che due strade, può lui trovarne una terza. Sa quale sarebbe l'unica salvezza per me? Se mi accadesse quel che è accaduto a lei. Se da questo istante potessi dimenticare tutto ciò che mi sta alle spalle, l'intera mia vita sino a oggi. Non è per nulla strano. Quel che lei sente come una disgrazia sarebbe per me la fortuna più grande. Per lunghi istanti rimanemmo entrambi silenziosi. Poi mi prese a un tratto la mano e sorrise, quasi con gaiezza. Non voglio che si affligga per me. Era lei a consolarmi. Poco fa era così felice e mostrava tanta gioia per la primavera che c'è fuori, e ora invece è la mestizia in persona. Non avrei proprio dovuto dirle niente. Lo cancelli dalla sua memoria e pensi da questo momento le cose liete di prima. Anch'io sono così lieta. Lei lieta, Miriam? La interruppi amaramente. Fece un viso convinto. Sì, davvero, lieta. Salendo da lei ero indicibilmente angosciata, non so perché. Non potevo liberarmi dalla sensazione che sovrasti su di lei un grosso pericolo. Mi fece attento. Ma anziché rallegrarmi di trovarla in buona salute, mi sono messa ad annoiarla con le mie chiacchiere. Mi costrinsi ad assumere un'aria gaia. Potrà riparare solo se uscirà in carrozza con me. Mi sforzai di infondere nella mia voce tutta la baldanza che potevo. Voglio un po' vedere se non mi riesce di scacciare i suoi tristi pensieri. Dica quel che vuole. Per il momento è ben lontana dall'essere un mago egizio, essendo invece semplicemente una ragazza a cui il vento australe può giocare ancora parecchi tiri birboni. Divenne a un tratto tutta allegra. Ma che le prende oggi, signor Pernat? Non l'ho ancora vista così. Del resto, vento australe. Con noi ragazze ebree sono i genitori, come è noto, a dirigerlo, il vento australe. Noi non abbiamo altro che da obbedire. E lo facciamo naturalmente. Lo abbiamo nel sangue. Io però no. Soggiunse alquanto seria. Mia madre si ribellò con decisione quando dovevo sposare quell'orribile Aaron Wassertrum. Che? Sua madre? Il rigattiere giù in strada?
Miriam assentì col capo. Grazie a Dio, quel matrimonio non avvenne. Quel povero uomo ne fu certamente annientato. Povero uomo, dice, esclamai. Quel tipo lì è un criminale. Scosse pensierosa la testa. Certo, è un criminale. Ma chi si ritrova dentro una pelle simile e non diventa un criminale, deve essere un profeta. Mi avvicinai incuriosito. Sa qualcosa di più preciso su di lui? Mi interessa, per particolarissimi... Se avesse visto qualche volta la sua bottega dentro, signor Pernat, saprebbe subito com'è fatta la sua anima. Io lo posso dire perché ci sono stata molto spesso da bambina. Perché mi guarda così stupito? È una cosa così strana. Con me fu sempre cordiale e buono. Ricordo che una volta persino mi regalò una grossa pietra scintillante che fra le sue cose m'era particolarmente piaciuta. Mia madre disse che era un brillante e naturalmente dovetti riportarlo subito indietro. In principio non volle riprenderla e a lungo non badò alle mie insistenze. Ma poi me la strappò di mano e la gettò lontano con furore. Riuscii tuttavia a vedere che gli cadevano le lacrime. Già allora conoscevo abbastanza l'ebraico per capire quel che mormorava. Tutto quel che la mia mano tocca è maledetto. Fu l'ultima volta che potei andare a trovarlo. Mai più da allora mi invitò a entrare da lui. So anche il perché. Non avessi tentato di consolarlo, tutto sarebbe rimasto come prima, ma così, poiché mi fece un'infinita pietà e glielo dissi, non volle più vedermi. Non la capisce una cosa così, signor Pernat? Ma è tanto semplice. È un invasato, un uomo che diventa subito diffidente in modo irreparabile quando qualcuno gli tocca il cuore. Si considera ancora più brutto che in realtà non sia ammesso, che ciò sia possibile, e appunto di lì viene fuori tutto quel che fa e pensa. Si dice che sua moglie gli abbia voluto bene, probabilmente era più compassione che amore. Erano comunque in molti a crederlo. L'unico profondamente persuaso del contrario, naturalmente, era lui. Non fa che fiutare odio e tradimento dappertutto. Solo con suo figlio aveva fatto un'eccezione. Forse perché l'ha visto crescere da quando poppava e quindi ha assistito sin dal principio al germinare delle varie qualità nel bambino, e così non è mai giunto al punto in cui la sua diffidenza avrebbe potuto installarsi. O forse a causa del sangue ebraico, che lo spingeva a riversare tutta la capacità d'amore che era in lui nel suo discendente per quell'istintiva paura della nostra razza, che potremmo estinguerci a non adempiere una missione che abbiamo dimenticato, ma che pur continua oscuramente a vivere in noi, chi lo sa. Con un'avvedutezza assai vicina alla saggezza, e che in un uomo così incolto non può che stupire, egli prese a dirigere l'educazione di suo figlio. Con l'acume di uno psicologo, seppe evitargli ogni esperienza suscettibile di favorire in lui lo sviluppo della coscienza morale, onde risparmiargli per l'avvenire ogni sofferenza interiore. Gli diede come maestro un eminente scienziato, convinto propugnatore dell'idea che gli animali sono insensibili e le loro manifestazioni di sofferenza un semplice riflesso meccanico. Da ogni creatura quindi spremere per se stessi tutta la gioia e il godimento possibili e poi gettar via l'inservibile spoglia. Questo pressa poco l'ABC del suo lungimirante sistema pedagogico. In un quadro simile, come avrà già indovinato, signor Pernat, il denaro non poteva figurare che come chiave e stendardo della potenza. E come Wassertrum tiene accuratamente segreta la propria ricchezza, per avvolgere d'oscurità i limiti della sua influenza, così seppe escogitare un mezzo che rendesse possibile al figlio analoga condizione, ma che insieme gli risparmiasse i tormenti e le umiliazioni di una vita d'apparente miseria. Lo impregnò cioè dell'infernale menzogna della bellezza. Lo fornì di un abito esteriore come interiore tagliato a regola d'estetica. Gli insegnò ad affettare di fuori l'innocenza del giglio e a temprare nell'intimo la ferocia dell'avvoltoio. Naturalmente questa trovata della bellezza non era proprio sua, non era probabilmente che l'intensificazione di un consiglio che qualche persona istruita doveva avergli dato. Il figlio, in seguito,
Lo rinnegò tutte le volte e dovunque potesse. Ma lui non se ne sentiva affatto offeso. Al contrario, lo ascriveva a preciso dovere del figlio, che il suo amore era disinteressato e, come le ho già detto una volta di mio padre, di quella specie che continua oltre la tomba. Miriam tacque per un istante. Le leggevo negli occhi il persistere delle sue riflessioni. Avvertii il mutato suono della sua voce quando disse: «Strani frutti crescono sull'albero del giudaismo». «Dica, Miriam», domandai, «non ha mai sentito dire che Wassertrum abbia nella sua bottega una figura di cera? Io non so più chi mi ha raccontato una storia simile, forse era solo un sogno». «No, no, è proprio vero, signor Pernat. Una figura di cera a grandezza naturale nell'angolo dove c'è il pagliericcio su cui dorme, in mezzo alle cianfrusaglie più assurde. L'ha portata via quasi per nulla anni fa a un saltimbanco, così dicono, soltanto perché assomigliava a una ragazza cristiana che, sempre secondo le voci, era stata un tempo la sua amante». «La madre di Charusek», pensai. «Non ne conosce il nome, Miriam». Miriam scosse la testa. «Se proprio le interessa, me ne posso informare». «No, per carità, Miriam. Mi è completamente indifferente». Mi accorsi dello scintillio del suo sguardo, che nelle sue parole s'era espresso un certo fervore, e mi proposi di fare di tutto per evitare che tornasse a ripiegarsi in se stessa. Quel che però mi interessa molto di più è ciò a cui prima ha fuggevolmente accennato. Voglio dire, il vento australe. Suo padre non le prescriverebbe certo chi dovrebbe sposare. Scoppiò a ridere divertita. Mio padre, cosa va a pensare? Bene, allora è una gran fortuna per me. Come? Domandò in tono ingenuo. Perché così ho ancora delle probabilità. Era solo uno scherzo, e lei lo prese appunto come tale. Ma pure s'alzò di scatto dalla sedia e andò alla finestra per non lasciarmi vedere che s'era fatta rossa. Cambiai tono per aiutarla a uscire dall'imbarazzo. Una cosa devo chiederle, come vecchio amico. Di mettermene a parte quando vi arriverà. O medita invece di restare zitella? No, 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 no! Si difese con tanta decisione che involontariamente ne sorrisi. Un giorno certo mi sposerò. Va da sé, neanche a dirlo! Diventò nervosa come una ragazzina. Non può rimanere serio un minuto, signor Pernat. Ubbidiente. Assunsi un'aria da professore e lei tornò a sedersi. Dunque, dicendo che un giorno o l'altro mi sposerò, intendo dire che, pur non essendomi rotta la testa per, diciamo così, per i particolari, non riuscirei d'altra parte a capire il senso della vita se dovessi supporre di essere nata donna per rimanere senza figli. Per la prima volta scoprì nei suoi lineamenti la donna. «È uno dei miei sogni», proseguì a bassa voce. «Immaginare che la meta ultima è la fusione di due esseri in uno, in quello che... Non ha mai sentito parlare del culto egizio di Osiride. La loro fusione in quello che può essere simboleggiato dall'ermafrodito». Tesi l'orecchio, estremamente colpito e interessato. «L'ermafrodito?» «Intendo dire l'unione magica dei generi maschile e femminile in un semidio, come meta ultima. Neanche, non meta ultima, ma principio di una vita nuova, eterna, che non ha fine». «E lei spera di trovare un giorno quel che cerca?» le domandai vivamente scosso. «Non può essere che viva in un paese lontano e che forse sulla terra non esista». «Io non ne so nulla», rispose con semplicità. «Non posso che attendere. Se fosse separato da me nello spazio e nel tempo, ciò che non credo, altrimenti perché mai sarei qui, legata al ghetto, o dall'abisso, dal non riconoscersi a vicenda, e dunque non lo trovassi? Ebbene, la mia vita non avrebbe avuto scopo alcuno, sarebbe stata il gioco senza senso di un demonio imbecille. Ma per favore, la prego, non parliamo più di questo», supplicò. «È una di quelle cose che appena se ne parla subito prende un senso non bello, un che di terreno, e non vorrei...» si interruppe a un tratto. «Che cosa non vorrebbe, Miriam?»
levò in alto la mano. Si alzò di scatto dicendo: «C'è una visita per lei, signor Pernat!» Un fruscio di vestiti di seta s'udì dal corridoio. Dei colpi impetuosi alla porta e... «Angelina!» Miriam volle andarsene. Io la trattenni. «Posso fare le presentazioni? La figlia di un mio caro amico, la signora contessa...» «Neppure posteggiare si può più! Dappertutto il selciato sotto sopra!» «Quando andrà a stare in un quartiere come Dio comanda, Mastro Pernat?» «Fuori la neve si scioglie e il cielo ride da farti scoppiare il petto e lei se ne sta acquattato nella sua spelonca come una vecchia rana. Ma non sa che ieri ero dal mio gioielliere e mi ha detto che lei è il più grande artista, il più squisito intagliatore di pietre preziose che oggi ci sia, se non il più grande che sia mai vissuto!» Angelina cinguettava come una cascata e ne ero affascinato. Non vedevo che i suoi azzurri occhi abbaglianti, i suoi piedini nelle minuscole scarpette di vernice, il volto capriccioso e splendente al di sopra dell'ammasso della pelliccia, i rosei lobi delle orecchie. Non si concedeva neanche il tempo di respirare. «La mia carrozza attende giù all'angolo. Avevo paura di non trovarla in casa. Non avrà mica pranzato, voglio sperare. Prima andremo, sì, dove andremo prima? Andremo, aspetti, ah sì, forse al parco o all'aperto comunque, non importa dove, dovunque si possa sentire il germinare misterioso che è nell'aria. Venga, venga dunque, prenda il cappello, mangerà da me e chiacchiereremo sino a sera. Prende o non prende questo cappello? Che aspetta ancora? Se c'è una coperta molto soffice e calda ce la tireremo sin sulle orecchie e ci stringeremo l'uno all'altra sino a che saremo ben bollenti». Che dovevo dire? Proprio ora avevo progettato con la figlia del mio amico una passeggiatina in carrozza. Miriam si era già congedata in fretta da Angelina, ancor prima che riuscissi a parlare. L'accompagnai sino alla porta, benché lei amichevolmente se ne schermisse. «Mi ascolti, Miriam, non le posso dire qui sulle scale quanto io tenga a lei e che mille volte preferirei con lei. Non può lasciare aspettare la signora, signor Pernat», proruppe. «Adie e buon divertimento». Lo disse molto cordialmente e con schiettezza palese. Pure non mi sfuggì che lo splendore nei suoi occhi si era come offuscato. Si affrettò a scendere la scala e il dolore mi serrò la gola. Era come se avessi perduto tutto un mondo. Come in stato di ebbrezza, mi sedetti al fianco di Angelina. Percorremmo a un trotto scatenato le strade animatissime. Una risacca di vita spumeggiava tutto intorno a me, sicché mezzo stordito non riuscivo a cogliere se non piccole macchie di luce delle immagini che mi guizzavano davanti agli occhi. Gioielli lampeggianti da cerchi di orecchini e catenelle di manicotti, lucidi cappelli a cilindro, bianchi guanti femminili, un barboncino con collare rosa che s'era precipitato guaiolando a mordere le nostre ruote, degli schiumanti morelli che ci vennero incontro in un tintinnio d'argento, una vetrina dagli splendenti vassoi colmi di fili di perle e di gioie, uno scintillio di seta dappertutto, morbidi fianchi di ragazze. L'aria viva che ci batteva sulla faccia mi faceva sentire doppiamente il calore del corpo di Angelina e i miei sensi ne erano sconvolti. Le guardie municipali, ai crocicchi, balzavano deferenti da una parte quando la nostra vettura le sfiorava a tutta velocità. Poi andammo al passo lungo la riva, che era una sola lunga fila di carrozze, e passammo davanti al ponte di pietra crollato, circondati da una confusa marea di volti che guardavano sbalorditi. Guardai appena il ponte. La minima parola che uscisse dalla bocca di Angelina, le sue ciglia, il gioco precipitoso delle sue labbra, tutto, tutto era per me infinitamente più importante che lo stare a vedere come le macerie laggiù opponessero le sassose spalle ai flottanti lastroni di ghiaccio che le investivano. Viali del parco. Quindi terra battuta ed elastica. Poi fruscio di foglie sotto gli zoccoli dei cavalli, aria umida, giganteschi alberi spogli pieni di nidi di cornacchie. Lo smorto verde dei prati con isole biancastre di neve che si scioglieva. Tutto mi passava accanto come materia di sogno. Con un paio di brevi parole, quasi indifferenti, Angelina venne a parlare del dottor Savioli. «Adesso che il pericolo è passato», disse con delizioso e infantile candore, «e che so che gli andrà di nuovo meglio, mi sembra così orribilmente noioso tutto quel che m'è capitato con lui. Voglio tornare finalmente a godere, voglio aprire gli occhi e immergermi nella spuma scintillante della vita.
Io credo che tutte le donne siano così, semplicemente non lo confessano. O sono così stupide da neanche saperlo. Non pensa anche lei? Non stette a sentire quel che le risposi. Del resto le donne non mi interessano in nessuna maniera. Non lo deve prendere, Buddy, come un'adulazione, ma proprio davvero preferisco mille volte la semplice vicinanza di un uomo simpatico alla più interessante delle conversazioni con una donna, per intelligente che sia. In fondo non è che una massa di stupidaggini quel che viene fuori quando ci si trova tra noi. Argomento supremo, i vestiti, e la moda non cambia neanche tanto in fretta. Sono un cervellino leggero, non è così? Domandò a un tratto con civetteria, sicché, affascinato da tanta grazia, dovetti dominarmi per non prendere tra le mani quella testolina e coprirne la nuca di baci. Dica dunque che sono un cervellino leggero! Mi si strinse ancor di più, infilando il braccio sotto il mio. Uscimmo dal viale. Costeggiammo dei boschetti di piante ornamentali protette da rivestimenti di paglia che parevano tronchi di esseri mostruosi decapitati e mutilati degli arti. C'era gente seduta sulle panchine al sole e ci seguiva con lo sguardo sussurrandosi nell'orecchio. Tacemmo per un po', abbandonandoci ai nostri pensieri. Quanto completamente diversa era Angelina da come sinora aveva vissuto nella mia immaginazione. Come se soltanto ora mi si desse a conoscere. Era davvero la stessa donna che avevo consolato quella volta in Duomo. Non potevo distogliere lo sguardo dalla sua bocca semidischiusa. Continuava a non dire nulla, pareva che fosse perduta dietro una sua immagine interiore. La carrozza svoltò per un prato umido, profumo di terra che si risveglia. «Sa, signora...» «Mi chiami pure Angelina», mi interruppe a bassa voce. «Sa, Angelina, che stanotte ho sognato continuamente di lei». Ebbe un piccolo rapido movimento, come volesse sfilare il suo braccio di sotto il mio e mi guardò con occhi spalancati. «Incredibile! E io di lei! E proprio adesso stavo pensando la stessa cosa!» Di nuovo le parole ristettero e tutti e due indovinammo che il nostro sogno era stato identico. Lo sentii dal tumulto del suo sangue. Il braccio le tremava appena percettibilmente sul suo petto. Convulsamente si volse dall'altra parte e si mise a guardar fuori dalla carrozza. Lentamente attirai le sue mani alle mie labbra, sfilandole ad agio i guanti bianchi e profumati. Udii il suo respiro farsi pesante e, pazzo d'amore, premetti i miei denti contro il palmo delle sue mani. Parecchie ore dopo scendevo come un ubriaco verso la città attraverso la nebbia. Prendevo a caso le strade, compiendo lunghi giri senza accorgermene. Ancora sentivo le braccia di Angelina intorno alla mia nuca. Rivedevo la vasca di pietra della fontana presso la quale tanti anni prima ci eravamo detti addio. E vi galleggiavano a marcire le foglie degli olmi e lei passeggiava di nuovo con me, come solo poco fa era avvenuto. La testa ripiegata sulla mia spalla, muta, attraverso il parco del suo castello già immerso nel crepuscolo. Mi sedetti su una panchina, tirandomi il cappello sul viso. Volevo sognare. Le acque fluivano al di sopra della diga e il loro mormorio inghiottiva gli ultimi rumori della città che s'addormentava. Quando di tanto in tanto mi riscuotevo per avvolgermi più strettamente nel mio cappello e guardavo in basso, il fiume giaceva avvolto in un'ombra sempre più fonda, finché, schiacciato dalla notte, si colorò di una tinta grigio scuro e non si vide che la schiuma della diga correre obliquamente, bianca striscia accecante, sino alla riva opposta. Rabbrividì al pensiero di dover tornare alla mia triste casa. Lo splendore di un breve pomeriggio era bastato per rendermi per sempre estraneo alla mia abitazione. Uno spazio di brevi settimane, forse di giorni soltanto, e la felicità sarebbe passata e null'altro sarebbe rimasto che un dolce e dolente ricordo. Poi sarei stato un senza patria, qui e là, su questa riva e sull'altra del fiume. Mi alzai. Prima di ritornare allo squallore del ghetto, volevo gettare attraverso la cancellata del parco un ultimo sguardo al castello, dietro le cui finestre ella dormiva. Poi, presi la direzione della quale ero venuto, camminando a tentoni nella fitta nebbia lungo le case e attraverso le piazze immerse nel sonno. Vidi dei monumenti ad ergersi neri e minacciosi e strane garritte isolate e le volte delle facciate barocche.
La stenta luce di un lampione andò nella caligine crescendo a un gigantesco, fantastico anello pallidamente circonfuso dei colori dell'arcobaleno. Si trasformò in un intenso occhio giallastro e si dissolse infine alle mie spalle nell'aria. Il mio piede andava tastando larghi gradini di pietra cosparsi di ghiaia. Dove mai mi trovavo? Su una strada incassata che saliva ripida. Lisci muri di giardini da una parte e dall'altra. I nudi rami di un albero li sovrastano. Si abbassano direttamente dal cielo. Il tronco si cela dietro il muro di nebbia. Un paio di rametti sottili e marci si schiantano crepitando all'urto del mio cappello e ricadono sfiorandomi il cappotto nel grigio abisso che mi nasconde i piedi. Poi un punto luminoso, una luce solitaria in lontananza, chissà dove, misteriosa tra cielo e terra. Dovevo aver sbagliato strada. Non poteva essere quella che la vecchia scala del castello, vicino ai pendii dei giardini di Fürstenberg. Lunghi tratti di terreno argilloso. Un tratto lastricato. Un'ombra massiccia si innalza, la testa racchiusa in un berretto a punta nero e rigido. La Daliborka, la torre della fame, dove un tempo la gente languiva, mentre lì fuori i re si applicavano ai piaceri della caccia nell'Hirschgraben, che si stende ai suoi piedi. Una stretta e tortuosa viuzza con feritoie, un camminamento della larghezza appena delle spalle e mi ritrovai di fronte a una fila di casettine, nessuna ad altezza superiore a me. Stendendo il braccio, potevo toccarne il tetto. Ero capitato nel vicolo dei fabbricatori d'oro, in cui i medievali adepti dell'alchimia avevano arroventato per secoli la pietra filosofale e avvelenato i raggi lunari. Altra uscita non esisteva oltre il percorso che avevo eseguito. Ma non riuscivo più a trovare il passaggio nel muro attraverso il quale ero entrato e andai a sbattere contro un cancello di legno. Non serve a niente, devo svegliare qualcuno per farmi indicare la strada, fossa dei cervi che circondava la fortezza. Mi dissi. Strano, c'è una casa che chiude il vicolo. Una casa più grande delle altre e all'apparenza abitabile. Non riesco a ricordarmi di averla mai vista. Deve essere intonacata di bianco se risplende così chiara nella nebbia. Varco il cancello attraverso la breve striscia di giardino. Schiaccio la faccia contro i vetri. Oscurità completa. Busso alla finestra. Ecco un uomo, vecchissimo, una candela accesa in mano. Entra da una porta vacillando e va sino al centro della stanza. Si ferma. Lentamente volge la testa verso le storte e gli alambicchi coperti di polvere che sono lungo la parete, fissa cogitabondo le ragnatele negli angoli e dirige su di me il suo sguardo immobile. L'ombra degli zigomi gli si proietta nelle cavità degli occhi, sicché queste appaiono vuote come quelle di una mummia. Egli palesemente non mi vede. Busso di nuovo ai vetri. Egli non mi ode. Esce senza rumore, come un sonnambulo dalla stanza. Aspetto invano. Picchio alla porta della casa. Nessuno apre. Non mi rimane che cercare l'uscita del vicolo sinché non l'abbia trovata. Non sarebbe stato meglio tornare ancora tra gli uomini? Ai miei amici Zwack, Prokop, Vrieslander, all'Atesungelt, dove certamente dovevano essere per soffocare per qualche ora almeno la brama che mi divorava dei baci di Angelina. In fretta, mi misi in cammino. Come un trifoglio di morti, se ne stavano tutti e tre accoccolati attorno al vecchio tavolo tarlato, le bianche pipe sottili di terracotta tra i denti, nel locale pieno di fumo. A malapena si riconoscevano i lineamenti delle loro facce, tanto le scure pareti ingoiavano la stenta luce che pioveva dalla lampada vecchio stile appesa al soffitto. Nell'angolo c'è la cameriera, secca, allampanata, sfiorita, taciturna. Col suo eterno lavoro a maglia, lo sguardo incolore e il naso a becco d'anitra. Cortine rosse pendono davanti alle porte chiuse, sicché le voci degli avventori nella stanza attigua giungono smorzate come un ronzio d'api. Vrieslander, con in testa il cappello a pan di zucchero dalla tesa dritta, i mustacchi, la faccia color grigio piombo e la cicatrice sotto l'occhio, aveva l'aspetto di un olandese sbronzo di un qualche secolo dimenticato. Joshua Prokop s'era messo una forcina di traverso i riccioli da musicista.
Tamburellava senza sosta con le dita lunghe e ossute e stava a guardare ammirato Zwack, che era intento a sistemare attorno a una panciuta bottiglia di arak la mantellina di porpora di un burattino. «Diventerà Babinski», mi spiegò Vrieslander in tutta serietà. «Non sa chi era Babinski?» «Zwack, racconti un po' per Nat chi era Babinski». «Babinski...» cominciò Zwack immediatamente, senza neanche alzare gli occhi dal suo lavoro. «Fu un tempo un celebre assassino a Praga. Per molti anni esercitò la sua infame attività senza che nessuno si fosse mai accorto di nulla, ma a poco, nelle migliori famiglie, si cominciò un bel giorno a registrare la scomparsa di questo o quel congiunto, atteso per il pranzo, e invece mai più rincasato. Per quanto in principio nessuno dicesse nulla, perché la cosa aveva... in certo modo un suo aspetto positivo, dovendosi così durar meno fatica attorno ai fornelli, non si poté d'altra parte passar sopra al forte rischio che ne venisse a soffrire la propria reputazione e si divenisse oggetto di spiacevoli chiacchiere tra la gente. Specialmente se a volatilizzarsi senza lasciar traccia erano delle figlie in età da marito. C'era poi il rispetto di se stessi che imponeva di dare il giusto peso, per gli occhi del mondo, alla civile convivenza nell'ambito della famiglia. Le rubriche tipo «Chi l'ha visto?» sui giornali prosperavano sempre più. Una circostanza che Babinski, facilone come la maggior parte degli ammazzatori di professione, non aveva fatto entrare nei suoi calcoli e finirono come succede col richiamare l'attenzione generale. A Krish, grazioso villaggio qua nei dintorni di Praga, Babinski, che sotto sotto era una natura spiccamente idilliaca, grazie alla sua indefessa attività si era costruito col tempo un amore di casetta tutta per lui, proprio quel che si chiama un nido, con tutto a posto, lucida e pulita come uno specchio e naturalmente il suo giardinetto davanti, con tanti bei gerani in fiore. Dato che le sue entrate non gli permettevano di ingrandirsi per poter seppellire senza dar nell'occhio i cadaveri delle sue vittime, si vide costretto a dar vita, anziché alla aiuola di fiori che tanto gli sarebbe piaciuta, a un bel tumulo ricoperto d'erba. Molto semplice, ma ciò non pertanto assai adatto allo scopo, non dovendosi far altro che allungarlo di volta in volta, secondo che attività o che la stagione lo richiedessero. Su questo sepolcreto, tutte le sere Babinski, finito il giorno con il suo peso e le sue fatiche, ai raggi del sole che declinava all'orizzonte, era solito sedersi a suonare, sul suo flauto, tutto un programma di melanconici motivi. «Alt!» interruppe Joshua Prokop bruscamente e, tratta di tasca una chiave, se la portò alla bocca come fosse un clarinetto e suonò. «Era lì a sentire che conosce così bene la melodia?» domandò Vrieslander stupito. Prokop gli lanciò un'occhiata un po' cattiva. «No, certo, Babinski ha vissuto troppo tempo fa per consentirmelo. Ma quel che può aver suonato io come compositore lo posso sapere meglio di un altro. Non sta a lei giudicare. Lei non è un temperamento musicale». Zwack stette ad ascoltare affascinato finché Prokop ripose in tasca la sua chiave. Quindi proseguì. La continua crescita della collinetta destò a poco i sospetti dei vicini e a un poliziotto del quartiere Zizkov, che per caso vide da lontano Babinski nel preciso momento che strangolava una vecchia dama dell'alta società, andò il merito d'aver posto fine una volta per tutte alle proficue operazioni liquidatorie del mostro. La polizia poté così arrestare Babinski nella sua Tuscolo. Il tribunale, concessa l'attenuante di una reputazione per ogni altro verso eccellente, lo condannò alla forca, commettendo in pari tempo alla ditta Fratelli Leipe Cordami all'ingrosso e al dettaglio la fornitura del materiale per l'impiccagione, per ciò che fosse di sua competenza, a un prezzo che non incidesse troppo sull'erario dello Stato. Ora, avvenne che la corda si spezzò e Babinski ebbe commutata la pena nel carcere a vita. 20 anni scontò l'omicida tra le mura di San Pancrazio e mai lamento salì alle sue labbra, tanto che ancora oggi i funzionari del carcere sono pieni di lodi per la sua condotta esemplare. Pensate che quando ricorreva il gentiliaco del nostro grazioso sovrano, gli permetteva addirittura di suonare ogni tanto il suo flauto. Prokop si rificcò la mano in tasca in cerca della sua chiave, ma stavolta Zwack lo fermò. Grazie a un'amnistia generale, Babinski ebbe condonato il resto della pena e andò a fare il portinaio al convento delle Sorelle Misericordiose. Il leggero lavoro di giardinaggio, a
cui fra l'altro doveva accudire, sapeva sbrigarselo lestamente grazie alla grande abilità acquisita nel maneggiare la vanga durante la sua antica professione, così che gli restava tempo a sufficienza per coltivarsi lo spirito con letture accuratamente scelte. I risultati furono, a dir poco, edificanti. Gli era stato concesso dalla badessa del convento di andare al sabato sera in trattoria perché si svagasse un po' e ogni volta, tornando a casa avanti notte, aveva da dire che la decadenza morale lo rendeva triste e che le troppe canaglie rendevano malsicure le strade, onde una persona per bene non poteva che ascoltare gli ammonimenti della prudenza e volgere il cammino per tempo verso casa. A quel tempo a Praga s'era diffuso un curioso andazzo. I candelai agli angoli delle vie offrivano delle piccole figurine di cera rivestite di una mantellina rossa, rappresentanti appunto l'assassino. E non c'era quasi famiglia delle sue vittime che non ne avesse una in casa. E abitualmente le vedevi nei negozi sotto campane di vetro, e niente indignava maggiormente Babinski che la vista di una di quelle immagini di cera. «È vergognoso e testimonia di una rozzezza d'animo unica questo mettere di continuo sotto gli occhi di un uomo gli errori della sua giovinezza», diceva Babinski in tali casi. «Ed è deplorevole che le autorità non facciano nulla per impedire un simile patente scandalo». Anche sul letto di morte si espresse in questi termini. E non invano, bisogna dire, poiché subito dopo il commercio delle scandalose statuette di Babinski fu effettivamente proibito. Zwack beve un sorso del suo grog e tutti e tre ebbero un ghigno diabolico. Poi Zwack voltò lentamente la testa verso la cameriera dalla faccia slavata e potei vedere che la donna s'asciugava una lacrima col dorso della mano. «Beh, e lei, caro collega e cesellatore? Cosa ci racconta di bello, oltre naturalmente a pagarci il conto in segno di gratitudine per il godimento artistico che le è stato offerto?» mi domandò Vrieslander dopo una lunga pausa in cui tutti si era rimasti in un silenzio pensieroso. Raccontai loro le mie peregrinazioni in mezzo alla nebbia. Quando venni a descrivere il posto in cui avevo scorto la Casa Bianca, tutti e tre si tolsero eccitati la pipa di bocca e, conclusosi il mio racconto, Prokop picchiò il pugno sul tavolo, gridando «Ma possibile! Questo Pernat vive in prima persona tutte le leggende che ci sono!» «A proposito, il golem dell'ultima volta, sa, la faccenda è stata chiarita». «Come chiarita?» domandai stupefatto. «Lei conosce quel folle, quel mendicante ebreo, Ashile? No? Comunque, quell'Ashile era il golem». «Un mendicante? Il golem?» «Certo, Ashile era il golem. Questo pomeriggio lo spettro se ne andava allegramente a spasso in pieno sole nei suoi famigerati panni del XVII secolo per la Salnitergas. L'ha preso a laccio lo scorticatore». «Che significa? Non capisco una parola». «Glielo spiego io. Lo spettro era Ashile. Dicono che abbia trovato quegli abiti dietro un portone molto tempo fa per tornare alla Casa Bianca della Kleinsight. La faccenda è maledettamente interessante. Corre infatti una vecchia leggenda che lassù nel vicolo degli alchimisti ci sia una casa visibile soltanto con la nebbia e unicamente a persone elette dalla fortuna. Lo chiamano il muro dall'ultima lanterna. Chi di giorno sale lassù non vede che una grossa pietra grigia e subito dietro c'è un improvviso scoscendimento che precipita nell'Hirschgraben. Lei, maestro Pernat, può dirsi fortunato di non aver fatto un passo in più. Vi sarebbe inevitabilmente caduto rompendosi l'osso del collo. Sotto la pietra, dicono, ci sia un tesoro immenso. Questo tesoro sarebbe stato sotterrato lì dall'ordine dei fratelli asiatici, i pretesi fondatori di Praga, a fondamento di una casa che sarà abitata alla fine del mondo da un uomo, o per meglio dire di sobborgo di Praga. Un ermafrodito, una creatura che è uomo e donna insieme. Quest'essere avrà nella sua insegna l'immagine di una lepre. Saprà che la lepre era il simbolo di Osiride e appunto di lì trae origine l'antico costume della lepre di Pasqua. In attesa che quell'epoca si compia, guardia di quel luogo sta, dicono, Matusalemme in persona, affinché Satana non fecondi la pietra e non ne nasca un figlio, il cosiddetto Armilos. Non ha mai sentito parlare di questo Armilos? Si sa persino che aspetto avrebbe, o meglio, lo sanno i rabbini, se mai venisse al mondo. Avrebbe capelli d'oro divisi in due da una scriminatura e annodati dietro la nuca, occhi falcati e braccia lunghe sino ai piedi. Questo bell'imbusto bisogna proprio disegnarlo.
brontolò Vrieslander, frugandosi in tasca in cerca di una matita. Dunque, Pernat, se mai dovesse avere la fortuna di diventare un ermafrodito e, en passant, di trovare il tesoro sepolto, concluse Prokop, non si dimentichi che io sono sempre stato il suo miglior amico. Non avevo l'animo di scherzare e provai una stretta al cuore. Zwack parve accorgersene, anche se non ne poteva sapere il motivo, poiché mi venne subito in aiuto. Ad ogni modo è ben strano, quasi inquietante, direi, che Pernat abbia avuto una visione proprio in un posto così strettamente legato a una vecchia leggenda. Sono cose, a quanto pare, dal cui abbraccio non ci si può liberare se la nostra anima possiede le facoltà di vedere forme precluse alla percezione sensibile. Devo confessarlo, il soprannaturale è ciò che v'è di più affascinante. Voi che ne pensate? Vrieslander e Prokop s'erano fatti seri e ognuno di noi sentiva come ogni risposta fosse superflua. «Lei che ne pensa, Eulalia?» ripeté Zwack, voltandosi stavolta indietro. La vecchia cameriera si grattò con il ferro da calza la testa, sospirò, si fece rossa e disse «Corra, corra! Lei è un cattivo!» «Ah, per tutto il giorno c'è stata un'aria maledettamente tesa», cominciò Vrieslander dopo che si fu calmato il nostro scoppio di ilarità. Una pennellata che è una, non sono riuscita a darla. Tutto il tempo ho dovuto pensare alla Rosina, come ballava in frac. «È stata ritrovata?» domandai. «Ritrovata è la parola. La buon costume l'ha presa in forza per un bel pezzo. Può darsi che quella volta da Loisicek abbia dato nell'occhio al commissario. Comunque adesso lavora a tutto spiano e contribuisce in modo essenziale all'incremento del turismo nel quartiere ebraico. E del resto, in poco tempo, si è fatta veramente un tocco di donna. A pensarci, che cosa può fare una donna di un uomo col solo farlo innamorare? Dal restare allibiti», buttò Lazwak. «Per poter mettere insieme il denaro che gli occorre se vuole andare con lei, quel povero ragazzo, quel Jaromir, si è fatto da un giorno all'altro artista. Va in giro per le osterie a fare il ritratto agli avventori ritagliando delle silhouette di carta». Prokop, che non aveva sentito la conclusione di Zwack, fece uno schiocco con le labbra. «Davvero è diventata così carina, la Rosina? Non le ha ancora rubato un bacetto, Vrieslander?» La cameriera saltò su dalla sedia e lasciò indignata la stanza. La baciapile. Ne ha proprio bisogno di questi attacchi di virtù. Pah!» le borbottò dietro Prokop stizzito. «Che vuole? Se n'è andata al momento sbagliato. E poi aveva giusto finito la sua calzetta», disse Zwack per calmarlo. L'oste portò dell'altro grog. A poco, i discorsi presero una piega un po' pesante. Troppo perché non mi facessero bollire il sangue nel febbrile stato d'animo in cui mi trovavo. Cercai di difendermene, ma più mi chiudevo in me stesso e rivolgevo il pensiero ad Angelina, e più mi ronzavano le orecchie. Piuttosto bruscamente, presi congedo dagli amici. La nebbia, ora meno impenetrabile di prima, mi spruzzava addosso aghi di ghiaccio, ma era ancora così fitta che non potevo leggere le targhe stradali e così deviai leggermente dalla strada di casa. Ero entrato in un altro vicolo e stavo giusto per tornare sui miei passi quando mi sentii chiamare per nome. «Signor Pernat! Signor Pernat!» Guardai in alto, tutto intorno a me. Nessuno. Un portone, sormontato da una piccola lanterna rossa, s'apriva come uno sbadiglio accanto a me e una figura chiara, mi parve, stava in fondo al corridoio. Da capo. «Signor Pernat! Signor Pernat!» in un sussurro. Stupito, entrai nel corridoio. Calde braccia di donna mi si avvinsero al collo e a un raggio di luce che usciva da una fessura della porta che ad agio andava aprendosi, vidi che era Rosina. Rosina. Che si stringeva ardente contro di me.